Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è lunedì 20 maggio. Quest'oggi usciamo leggermente, usciamo un pochino dai confini della nostra città per andare a parlare un po' anche di quello che succede fuori da Milano, ma che rimane comunque sempre, lo sapete, per noi Milano è la grande Milano, la grande città metropolitana di Milano. Andiamo dalle parti di Bucinasco a conoscere una realtà molto interessante che si chiama Messi in Scena e lo facciamo con il presidente, appunto, Fabio Buongiorno. Cercone. Buongiorno presidente, benvenuto, Buongiorno, grazie. E grazie. Elena Pavesi, ritornata non nella veste di veterinaria quest'oggi qui con noi, ma nella veste di teatrante. Ti piace come Esatto, attrice, sì, mi piace. teatrante, teatrante è bello Sì. Grazie. come termine. Buongiorno e ben ritornata Elena, grazie mille. Allora, Messi in Scena, di cosa stiamo parlando? Che cos'è Messi in Scena, l'associazione culturale Messi in Scena? È una realtà che quest'anno compie 10 anni, perché è nata nel 2009, ed è una realtà che è nata da una esigenza di chi l'ha fondata, quindi io e altri soci, di un po' trasmettere quello che noi abbiamo fatto come nostro percorso di formazione. È piaciuto talmente tanto, a noi il teatro piace, è entrato nel cuore, che abbiamo voluto condividere questa esperienza con altre persone che vorrebbero appunto approcciarsi a quest'arte. Quindi abbiamo cominciato a lavorare un po' insegnando teatro. E da qua poi abbiamo incontrato in questi 10 anni delle persone, dei professionisti che hanno voluto condividere con noi le esperienze e quindi dal teatro siamo passati anche al musical e alla danza classica e moderna. Quindi diciamo che in realtà noi adesso offriamo una specie di accademia, anche se poi non è per professionisti, non vogliamo sfornare professionisti, vogliamo però dare la possibilità a chiunque, quindi da chi vuole farlo per ragioni di timidezza, chi invece vuole farlo per conoscere che cosa significa fare teatro, questa opportunità che è la stessa che abbiamo avuto noi, insomma. Sì. Anche perché appunto voi usate una parola molto interessante, che è laboratorio. Non avete la cattedra appunto, no? Della scuola, del maestro, appunto, quindi forse anche non dell'accademia, ma del laboratorio. Sì. Perché c'è qualcosa di diverso appunto nell'approccio, nel modo di insegnare che Sì, avete? perché la cosa bella che insegna il teatro è quella di essere insieme, di lavorare insieme. E l'espressione laboratoriale è proprio quella, no? Del fatto di confrontarsi, di non avere comunque una lezione diretta, un approccio diretto, ma quello di confronto continuo. Quindi nelle nostre lezioni c'è sempre un momento in cui comunque i ragazzi hanno la possibilità di rimandarci quello che è stata la loro esperienza. E anche le difficoltà, e su quello noi poi dopo modifichiamo il nostro percorso rispetto appunto alle esigenze che hanno gli allievi. È importante questa cosa del laboratorio perché altrimenti con una materia come quella del teatro diventerebbe semplicemente una cosa cattedratica, come dicevi tu, mentre invece deve esserci questa umanità, questa contaminazione reciproca che è molto importante rispetto a un'esperienza che è umana. Alla fine quella del teatro. Ecco, Elena, tu che invece io continuo a ripetere, ti vedevo già danzare, tu mi dicevi, no, invece no, tu anche tu ti occupi di teatro, giusto? Sì. Insomma, che ti vedevo già qui nella veste di danzatrice, Magari, così. a parte che ho una scelta all'interno di Messi in Scena che si fonde anche con il teatro, perché riusciamo a lavorare su più fronti e spesso portiamo in scena anche delle cose in cui più cose collaborano. No, io mi occupo insieme a lui di insegnamento e andiamo in scena come staff e poi insegniamo, ognuno ha il suo settore, chi prende gli adulti, chi i bambini, gli adolescenti, Ecco appunto, ognuno. perché a chi si rivolge a Messi in Scena? Ma si rivolge a un target ampio, dai bambini, dai 3 anni in su per la danza, ai 6 anni per teatro e musical, e fino anche agli adulti, perché comunque non c'è un limite di età. Chi pensa, molto spesso io ricevo telefonate del tipo: ma sa, però io ho 50 anni, ho 60 anni, va bene se faccio teatro? Cioè, questa cosa qua dipende solo dalla volontà, dall'energia e dalla voglia che uno ha di sperimentarsi. Quindi è veramente rivolto a tutti. È chiaro che comunque noi nel cuore, io e Elena, abbiamo gli adolescenti, perché sono il nostro target di riferimento.
momento per quanto riguarda l'insegnamento. E sono anche un po' l'età più difficile a volte, e però quella che ti dà delle risposte fantastiche, perché comunque i ragazzini dalle medie, che sono quelli che curiamo io e lei, alle superiori hanno un bisogno comunicativo enorme, e quindi attraverso il teatro e attraverso le arti come il musical e la danza riescono veramente a esprimerlo. Io penso che rispetto ad altre arti la materia teatrale sia rimasta una delle materie in cui i ragazzi riescono maggiormente ad esprimersi in un contesto storico come il nostro, in cui tutto è relegato alla realtà virtuale, no? Se noi pensiamo che comunque i ragazzi adesso tra di loro si esprimono con la chat su Facebook, su Instagram, hanno tutta una serie di relazioni e quindi anche di emozioni che sono legate al web, sono in realtà inesistenti. Lì hanno la necessità, in un aspetto teatrale, hanno l'obbligo di riconfrontarsi con l'umano e non soltanto con il cellulare. Ed è una cosa che a loro spaventa, però poi alla fine danno una risposta molto, molto alta emotivamente, perché riscoprono questo lato emotivo. Comunque ogni fascia d'età ha le sue, chiamiamole, che non sono così problematiche, nel senso che arrivano gli adulti, ti diceva prima Fabio, che sono anziani magari, o comunque su un'età tipo la mia o un po' di più, che ragionano sul fatto che il loro limite è fisico. E poi in realtà scoprono, man mano che vanno avanti, che non è un limite fisico. Questo limite fisico è quello che loro pongono davanti come muro. In realtà il limite è mentale, cioè non sono disposto a lasciarmi andare e far venire fuori la mia creatività, perché la società ti impone di avere sempre un determinato contesto. E qui non c'è Tanis appunto su questo. Esatto, cioè, proprio... quindi prima ti mettono davanti, ah no, ma io ho dei limiti fisici, e quello è solo un paravento, e poi dopo scopri che i limiti sono di testa. Ben alto. Ma andiamo un po' nello specifico, cosa si fa appunto in un laboratorio teatrale in messa in scena? Allora, come lo impostiamo noi, diciamo che all'inizio si basa su quello che noi chiamiamo training e poi sul cambio di direzione, sono le due voci iniziali del progetto, del laboratorio. Il training consiste in un lavoro molto intenso sul corpo, che non è fare tanta ginnastica, è proprio lavorare lasciando che il corpo faccia tutto quello che vuole. E poi il cambio di direzione improvviso. Per quanto riguarda il lavoro intenso col corpo, è continuare a evolvere nelle tue espressioni corporee, cioè tu metti in gioco il tuo corpo, esplori dei movimenti, varie possibilità da parte del corpo di essere quello che nella vita convenzionale non puoi fare. Quindi il movimento diventa, che ne so, asimmetrico, diventa disorganico, non programmato, non definito, e questo fa sì che di conseguenza ti scardina anche il pensiero, quindi il corpo viene prima del pensiero, il corpo lavora e la tua testa viene lasciata da una parte. Poi piano piano, scardinando anche il pensiero, finalmente scopri delle dinamiche, delle espressioni del tuo corpo che non immaginavi. Il cambio di direzione ti aiuta a metterti di fronte a delle situazioni che non sono sempre uguali. Quindi cambio direzione, quindi ti devi riprogrammare per affrontare un'altra situazione. Cambi di nuovo direzione, ti devi riprogrammare un'altra volta, e questo ti apre non solo il corpo a una serie di movimenti che non fai abitualmente, e anche a aprire la mente, no? Per cui è un teatro che parte, mi insegnate, diceva, dai piedi, no? Perché esatto. Ormai il teatro moderno lavora sempre di più sulla persona, perché comunque recepisce anche tutte le discipline orientali, e quindi il respiro, l'importanza del respiro, l'importanza comunque della concentrazione. A teatro è importantissimo il qui e ora, quindi che cosa sto vivendo in questo momento, e per farlo però devo avere una radicalità, cioè devo sapere che sono qui. Devo sapere che ho una radicalità che parte da terra, e da questa radicalità poi il mio corpo si sviluppa nello spazio, perché se sono solo in scena, ad esempio, io comunque devo farmi confidente lo spazio, devo farmi un amico, altrimenti sono un palo della luce e ho tutta la paura e il timore del mondo. E quindi quello che noi facciamo, che diceva Elena, è proprio quello di
partire dalla riscoperta del nostro corpo. È un po' come si usa sempre dire un bambino, no? Quando un bambino è piccolino, non è che se piange, piange semplicemente con la voce, piange con tutto il corpo, se ride, ride con tutto il corpo, utilizza tutti gli strumenti che ha di comunicazione. Noi poi ovviamente questi strumenti di comunicazione li abbiamo contestualizzati, limitati, strutturati, infagottati, perché naturalmente non è che io sul tram posso urlare se sono felice, perché do fastidio agli altri. Quello che noi facciamo è un po' recuperare questa dinamica primordiale, mettiamola così, in modo tale che l'espressione diventi un'espressione onesta, un'espressione diretta, per cui il nostro corpo esprima tutto quello che voglio dire, che è difficile sicuramente, perché comunque ci sono degli stereotipi che si fa fatica a rompere, no? Rispetto a questa cosa. La cosa più difficile all'inizio è quando entrano nella sala e tu gli dici camminate concentrandovi sullo spazio e sul respiro, e già c'è il panico. Cosa vuol dire questa cosa? Ed è il punto di partenza, camminare concentrandosi sul proprio respiro. È così che si riesce a quel punto, poi forse appunto a superare quei limiti che dicevi prima, che ci imponiamo in realtà. Sto pensando anche magari alle persone un po' più timide, che in realtà insomma sarebbe anzi benvenga fare forse teatro per questo tipo di persone. Sì. A questo punto si può combattere la tua timidezza anche grazie a questi metodi, viene da dire, no? Sì, sì. Allora il teatro offre le possibilità diverse, no? Cioè, infatti le motivazioni per cui vengono da noi è: devo parlare in pubblico, faccio l'insegnante, sono timido, ho un brutto rapporto con il mio corpo. Insomma, il teatro non è più solo quella cosa dove vado e voglio diventare attore, non è quello, no. Ragazzi, non è forse più quello, ma cioè, sì, ci sono le grandi accademie, uno si vuole fare l'attore, fa tutto un percorso, certo, cioè, professionale, diciamo, certo. Che serve proprio per migliorare, diciamo, il rapporto con noi stessi, sì. Cioè, no? Sì, senso, il proprio che agio. Che di conseguenza poi ci aiuterà in tutto il resto, ma nello stare un po' agio con noi stessi. Sì, 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 questo è un elemento fondamentale per noi. Credo che la caratteristica principale nostra come scuola sia proprio questa, no? Il fatto che noi cerchiamo proprio l'agio altrui, ma non per, no, questo non vuol dire accondiscendere, però vuol dire perché dal disequilibrio poi comunque trovi delle strade diverse, no? Quello che diceva Elena è cambiare di direzione. Io se sono sempre coi paraocchi, se comunque questa cosa la vedo sempre in quel modo lì, non potrò mai vedere diversamente. Una cosa interessante che ho notato, ormai sono tanti anni che faccio teatro, è la curiosità. Cioè, il teatro regala la possibilità di essere più curiosi. Perché col fatto che comunque tu devi cambiare sempre, no? Il personaggio, la situazione, l'improvvisazione, anche quando vai in giro mi capita di essere più curioso di quello che mi succede intorno, no? Di avere occhi diversi, ecco, rispetto alla vita che ti circonda. Si fa a contagiare la gente con questa curiosità, però insomma, spesso il problema è proprio quello invece, no? Che le persone sono poco curiose. Fanno fatica a incuriosirsi delle cose. Sì, però magari sono curioso sempre di venire a fare magari un laboratorio di teatro, ma no, vabbè, ma non voglio, sono mica un attore, cosa lo vado a fare? Certo. Quindi invece magari proprio la curiosità può spingere a conoscere un mondo nuovo, no? Assolutamente sì. Una delle cose è provare. Noi facciamo lezioni di prova gratuite, quindi voglio dire, se uno vuole può provare. E poi non lasciarsi frenare dai pregiudizi. Cioè, una delle cose fondamentali che si fa a teatro è quella di rimuovere il giudizio. Si cerca di creare, noi cerchiamo sempre di creare un ambiente protetto, si dice, no? Pregiudizi e giudizi, perché spesso quello che ti frega è tu ti giudichi. Cioè, esatto, sei certo. Il primo a giudicarti. Per cui quello è il primo passo difficile da eliminare. Cioè, già il fatto di entrare, no, ma io cosa ci vado a fare in quel posto lì? Che cosa? No, ma io non posso fare queste cose. Già ti metti un muro davanti da solo, lo fai in automatico. Ma poi noi diciamo sempre ai nostri allievi, che adesso non so se si possa dire, però che comunque nei primi mesi si saranno dei coglioncioni, si sentiranno dei grandissimi coglioncioni. Perché così, perché comunque è ovvio che quando tu gli dici cammina, salta, gira, è ovvio che ti mette in imbarazzo questa cosa. Questo lo diciamo perché noi stessi per primi siamo consapevoli del fatto che comunque un'esperienza del genere ti mette in imbarazzo, ma rompere quella barriera, rompere quel pregiudizio di cui parlava Elena, rompere questa modalità che è la tua modalità standard,
ti consente di godertela poi. Allora, quando tu mi dici giustamente, io ma perché sono timido piuttosto che non ho il fisico giusto, non ho come... Allora, alla fine è un po' la voglia di sperimentarsi e di divertirsi. Ecco, secondo me la cosa grande è il divertimento. E sai qual è la cosa più assurda che ci capita? È che poi non se ne vogliono più andare da lì. Cioè, sì, quelli più refrattari a entrare, alla fine sono quelli che non se ne vanno. È un sacco di ripetenti. Che vogliono rimanere. Quindi diciamo, appunto, gente che ti chiama anche magari di una certa età, che dice, ma forse è troppo grande così. Invece, parlando al contrario, voglio fare un'esperienza del genere a mio figlio, c'è l'età minima in cui io come dicevo, a danza noi partiamo dai 3 anni con la propedeutica. Sono degli esercizi ovviamente di movimento corporeo, non sono ancora degli esercizi di danza perché il corpo non è ancora formato, quindi sarebbe pericoloso per i bambini comunque lavorare su una... mentre invece per teatro si comincia dai 6 anni più o meno, e anche per musical, e poi si va fino all'età adulta. Quindi insomma, noi abbiamo corsi di bambini, preadolescenti, quindi l'età delle medie, adolescenti, quindi dai 15 ai 18 anni più o meno, e poi gli adulti. La scuola, dicevo, dell'età per voi più divertente, dicevi, se comunque ma vi divertite a lavorare. Allora, no? Sicuramente senso... l'età degli adolescenti è l'età dei matti. Cosa ne sai di teatro dei ragazzini? Poi io mi ricordo, cioè, a scuola, ad esempio, si fa teatro. Io mi ricordo, ad esempio, che a scuola io non mi portavano a teatro, mi ricordo che le grandi dormite e poi tornavo a casa col pullman. Non mi ricordo nient'altro di quello che ho visto quando andavo alle medie intorno a quell'età lì a teatro. Mai visto una cosa interessante, ad esempio. È cambiato un po', per fortuna, o no? Sì, è cambiato, soprattutto nelle scuole dell'obbligo, nelle medie. Uh-huh. Ormai, ad esempio, a Buccinasco, noi tutte le scuole elementari fanno teatro. E tutte le scuole medie, molte scuole medie hanno esperienze di laboratorio teatrale. Quindi conoscenza attiva, non solo passiva. Attiva, gli insegnanti e diciamo la scuola in generale riconosce nel teatro una valenza ormai abbastanza importante. Secondo me per la ragione che diciamo prima. Cioè il fatto che comunque i ragazzi che vivono una realtà di dinamica sociale sempre più esterna, cioè anche il conflitto, ad esempio, io ho lavorato col Comune di Milano proprio per la risoluzione di conflitti all'interno delle scuole, nell'ambito penale, quindi di prevenzione di reati, perché comunque all'interno delle scuole la dinamica teatrale, che è una dinamica democratica, cioè... Pensavo riequilibra un po', sì, magari gli squilibri della classe, sì, gli squilibri di quello, sì, bravo meno bravo, di quello, esatto, più bullo meno bullo. È quello, cioè, è quello, il teatro, no? ti rimette un po'. Ti rimette in una dinamica di innanzitutto. Sì, spesso magari ribalta. Innanzitutto, cioè, ti riequilibra. Ribalta molto spesso, perché il bullo poi in realtà è uno molto timido, è uno che ha difficoltà, no, di comunicazione. Quindi succede questo, esattamente questo. Succede che magari quello che era fino a ieri il bullettino va in una difficoltà rispetto ad altri che invece sono sempre stati tranquilli, sono sempre stati più schisci, ma che però nell'esperienza teatrale riemergono, e quindi riequilibra un po'. Inoltre il teatro è un lavoro di gruppo. Noi siamo convinti che non ci sia mai un primo attore, perché io posso essere bravo quanto vuoi, ok? Ma se la mia compagna di lavoro non mi dà la battuta, non sta nei tempi, non lavora con me e io non lavoro con lei, io faccio una figura meschina uguale. Quindi non è un lavoro, e quindi in questa dinamica, in una classe, è molto importante, perché capire il lavoro di gruppo, fidarsi, un'altra delle parole più importante è la fiducia, il fatto che comunque io lavoro con te, tu ti devi fidare di me e io mi fido di te, perché so che tu ci sarai quando io ho bisogno. Se io non mi ricordo una battuta, tu mi arrivi in aiuto. Uh-huh. E quindi questa cosa della fiducia e del lavoro di squadra è una cosa che anche a scuola diventa molto importante. Ricordiamo bene dove però è messa in scena e come fare, appunto, nel caso di iscriversi ai vostri laboratori. Sì. Allora, noi siamo a Buccinasco, il Largo Brugnatelli 13/7, è una zona un po' periferica, però l'abbiamo scelta perché è un luogo in cui possiamo permetterci di lavorare fino a tardi, e quindi abbiamo una sede molto grande, ci sono 2 sale,
Abbiamo, come dicevamo, delle lezioni di prova. Tra l'altro, verso metà giugno proporremo una settimana di prova gratuita, quindi tre giorni di prova gratuita per chi vuole. Dove possiamo trovare l'indicazione appunto per Settimana? Sul nostro sito, che è www.messinscena.it, sulle pagine Facebook, su Instagram, quindi siamo abbastanza presenti sui social. Sicuramente troverete già nei commenti della diretta, so che insomma Francesca sarà già lì che sta mettendo i vari link e tag alle vostre pagine, quindi insomma sappiamo che così volevo ci siamo anche noi. Volevo fare una precisazione. Prima si parlava del fatto che fare teatro non è più solo finalizzato a diventare attori, però in realtà questi laboratori che noi facciamo, secondo me, d'accordo anche Fabio, sono, come dire, tra virgolette, propedeutici ad iniziare questo tipo di attività, soprattutto per i giovani. Cioè, per un certo target di età va benissimo a livello amatoriale, ti diverti, e fai pace con te stesso, eccetera, no? Però sotto una certa età, questo vorrei che fosse chiaro per i giovani, se desiderano iniziare un'attività di tipo attorale, il laboratorio, tanto per cominciare, può comunque andare molto bene, perché nel nostro ambiente, come lo facciamo noi, ti avvicina a questo mondo in maniera solare, positivo e propositivo. Di conseguenza, se poi questa esperienza ti è stata utile, allora da lì può partire anche il percorso che dici: ok, allora, visto che questa è l'impostazione, desidero fare questa carriera, e quindi comincio a fare delle scuole specifiche per questo. È di grandissimo aiuto. Abbiamo proprio al capire, anche se poi può piacere quella carriera, magari voglio fare quella carriera, poi vedo che ci sono delle difficoltà, oppure invece a scoprire che invece ho un'attitudine che è quella la strada, sfruttare poi appunto anche in una futura carriera. Insomma, diciamo che sono, dico sempre che è vero, sono sempre carriere da ricordare, cioè, si può partire per con la cultura si può vivere, sembra strano, ma in realtà c'è chi sa poco la faccia, e quindi ci provi ancora, per il sogno ancora di provarci, cioè, che non esiste solo X Factor, The Voice, ma ci sono tanti altri luoghi in cui provare, riprovare, riprovare ancora e far fatica. Perché io sono sempre dell'idea che la difficoltà che noi abbiamo soprattutto con i ragazzi è proprio quello che hai detto tu, no? Che loro vedono YouTuber, vedono X Factor, vedono queste come uniche risorse per poter diventare famosi. In realtà, come nel teatro, in qualsiasi arte, in qualsiasi mestiere, si fa fatica, ma c'è anche la soddisfazione di arrivare, e questa cosa ai ragazzi è un lavoro che stiamo facendo da diverso tempo, perché loro devono questa fatica, questo lavoro non è... Qual è l'età? Devono scardinare dei preconcetti. Qual è la prima volta l'età in cui potrei capire che forse quella potrebbe essere la mia strada? Tu dicevi da ragazzi, allora noi cominciamo già dai ragazzini di 10 anni, per cui già in mezzo loro si vede chi ha una predisposizione e chi ha la volontà di fare lì dentro cose, e quindi già noi possiamo essere di aiuto, dire: ah, cioè potrebbe essere interessante per te provare a indirizzarti verso questo. Poi l'età più giusta, secondo me, è quella che fate tu e Alessia, cioè tra i 16 e i 18 anni, cioè prima... Sì, a Milano le accademie, diciamo, più importanti, la Paolo Grassi, Grock, ci sono comunque delle accademie che ti prendono come università, quindi devi prima fare il diploma e poi fai l'accademia. È importante però, perché comunque sono poi accademie come quella del Piccolo, così, che hanno delle audizioni, che hanno dei provini, quindi comunque sono delle accademie importanti, ripeto, a Milano abbiamo la fortuna di averle, e quindi quello che diceva Elena è fondamentale, cioè il fatto che comunque uno poi possa capire se questa cosa gli interessa e possa davvero diventare la sua strada, e allora a quel punto buttarsi a capofitto in questa cosa. Abbiamo parlato tanto di teatro, però mi incuriosisce molto, oltre alla danza, però diciamo la danza, tutti hanno avuto almeno un'amica che faceva danza, un amico che andava a danza, quindi tutti quanti ce l'abbiamo avuti. Però mi incuriosisce molto invece il musical, che incuriosisce. Anche perché è una di quelle che noi forse paghiamo il fatto di aver avuto la vera spettacolo in Italia, quindi insomma il musical è stato lasciato un
po' sì, sì. Avevamo la commedia musicale, ecco, quelle robe da bagaglino. Sì, 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 è vero, è vero. E invece ultimamente è esploso il musical. Allora, cioè, noi abbiamo, come dice giustamente tu, abbiamo avuto un retaggio da Garinei e Giovannini, che erano, secondo me, assolutamente fantastici dal punto di vista della produzione italiana. Però è vero che il musical è sempre stato un po' inteso come la serie B dell'arte. Ora, il musical, secondo me, è un'arte, se noi pensiamo ai grandi musical inglesi, no? da Cats, piuttosto che diciamo dal punto di vista della possibilità che offre, è una possibilità invece molto molto difficoltosa, perché comunque il musical significa saper recitare, saper cantare, saper ballare, quindi ha una somma delle arti. Ora è chiaro che questa cosa qua deve vincere un po', come dicevi tu, il pregiudizio anche lì del fatto che chi fa musical allora è una roba che così, ecco, è ovvio che l'arte no Fabio, credo che siamo ancora a combattere col pregiudizio già anche dei ragazzini che vogliono danzare, quindi insomma credo che siamo ancora a quei livelli. Siamo anche sui pregiudizi di teatro, se poi è quello così, siamo ancora a monte, cioè qua c'è tutto un retaggio maschilista rispetto al quale certe cose non possono essere fatte, quindi la danza deve essere solo delle femmine. Noi grazie a Dio abbiamo due ballerini maschi, siamo orgogliosissimi di farlo. Però, proprio per quello che dici tu, noi ad esempio ai ragazzi offriamo il corso gratuito, proprio perché è difficoltoso avere comunque delle persone che si mettono in gioco e non sono suscettibili di prese in giro. Anche sul musical c'è questa difficoltà, devo dire onestamente. Noi abbiamo avuto ragazzini che hanno cominciato a farlo, poi comunque a scuola sono stati bullizzati o comunque sono stati presi in giro, ed è una difficoltà grossa. Ed è una difficoltà grossa perché comunque davvero, se uno pensa all'amore che una persona ci mette per fare determinate cose, all'impegno, perché poi è un impegno, perché comunque vuol dire, ripeto, imparare una coreografia, saper ballare. Io sono stato a Bologna questa settimana in un'accademia di musical e vedevo questi ragazzi che hanno 17 anni, ma cioè sono dei professionisti e sono veramente delle robe che tu sei lì e dici ma porca miseria, ma wow, cioè, eppure c'è ancora questa cosa per cui mio figlio, ma meglio un'altra cosa, meglio calcio, va bene, farà anche calcio. Maledetto calcio, lo sanno che i scontatori sanno che cosa penso io del calcio, quindi è vostro. Siamo in chiusura, ricordiamo le coordinate allora per trovarvi, per venirvi a conoscere, e poi so che avete anche insomma delle date vicine, eventi, allora le coordinate sono www.messinscena.it, il sito, info@messinscena.it è la nostra mail. Noi siamo a Buccinasco, in largo Brugnatelli 13/7. Poi nelle date più immediate adesso a fine dell'anno ormai, abbiamo, no? Sì, ormai è l'anno accademico, sta finendo, infatti abbiamo i saggi. Però, abbiamo il saggio di danza che è il 9 giugno alle 18:30 nell'auditorium che c'è a Buccinasco in Fagnana, e poi alla fine del mese il saggio finale dei nostri laboratori teatrali adulti. Quindi vanno dai ventenni ai sessantenni, quelli che dicono che non sanno far niente, invece si arrampicano sui muri, ecco, perché poi poi diciamo, ci sarà anche una settimana, sì, poi appunto prova. Non abbiamo ancora deciso le date esatte, per cui lo troverete poi tutto sul sito e sulle pagine social. Faremo tre giorni, abbiamo pensato di fare tre giorni di prova gratuita per i laboratori adulti, quindi chi vuole venire a conoscerci anche dopo questa esperienza di oggi, di cui ti ringraziamo infinitamente, perché non sono tante le emittenti che si occupano di questo. Seguiremo sempre di più, anzi, grazie mille. Questa notizia mi hanno giusto cambiando oggi, infatti se andate sullo sito lo trovate offline, perché stiamo cambiando, perché tante novità in arrivo, e anche il teatro sarà una di queste novità.
Quello che volevo aggiungere per finire è che a settembre noi riapriamo poi i battenti con un open day Certo. che è per noi la festa, la grande Eh sì, è festa. l'apertura, diciamo, della stagione, non so come Ah, dire, sì, quindi... però è dopo beh, quest'anno poi sono 10 anni, quindi che insomma, noi qualcosina siamo. E allora penseremo. sicuramente ci vediamo a settembre per festeggiare, perché se c'è una torta io ci Grazie. sono. Assolutamente. Quindi sono Abbiamo anche un presente. allievo pasticcere, quindi te lo consiglio perché fa Sono lì, delle cose siamo tutti lì, fantastiche. tornano news serie, davvero. Grazie mille, Grazie però. Milena, grazie Grazie a mille voi. Fabio, davvero grazie mille per quello che fate, messi in scena, il sito internet trovate nei nostri commenti, grazie, buon ritorno a voce Grazie. Ascoli adesso. Grazie di cuore, Grazie. grazie mille. Grazie a tutti voi che ci Buon lavoro. avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.